Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Io sono Alessia e questo è Polvere di Viole. Il video di oggi è dedicato alle fragranze adatte all'inverno, quindi quelle fragranze che trasmettono una sensazione di caldo abbraccio da stola di cashmere o di lana che ci avvolge. Prima di iniziare vi dico subito che l'anno scorso, intorno a gennaio se non sbaglio, ho registrato un video del genere e le proposte che c'erano all'interno di quel video lì sono ancora assolutamente più che valide, quindi magari ve lo lascio qui da qualche parte oppure sotto in info box, così se vi va potete andare anche a dare un'occhiata alle fragranze dell'anno scorso. Nello specifico poi io il Montgarlan Intense, il Narciso Rodriguez Poudré sono fragranze che davvero non mi possono mai mancare per l'inverno. Iniziamo subito con la prima fragranza del video di oggi. Saranno un bel po' di profumi, quindi vi consiglio di mettervi comodi. Allora, la prima fragranza è un profumo che per me è davvero immancabile, un profumo di cui non posso fare a meno, insieme al Montguerlain. E sto parlando di Vanille di Reminiscence. Vanille di Reminiscence direi che è proprio la mia vaniglia, il mio genere di vaniglia, e la preferisco addirittura al mitico Vanille di Sambara, la vaniglia di Sambara. Si presenta così in un flacone molto semplice, decorato con delle stelline. So che successivamente è stato riformulato e anche il flacone è stato modificato, sono state rimosse le stelline. Peccato perché sono secondo me carinissime. Vi dicevo, questa è la mia vaniglia, una vaniglia molto molto particolare ed è secondo me straordinaria, davvero immancabile per me per l'inverno. Non è una vaniglia, diciamo che ricorda i dolcetti, ricorda le torte o i biscotti, quindi non la definirei una vaniglia gourmand, e so per certo che chi si è approcciato a questo profumo pensando di trovare un profumo gourmand è stato un po' deluso. In effetti questa è una vaniglia particolare e ricorda, non solo secondo me, ma anche secondo altre persone, può ricordare la vaniglia che si trova tra le note di fondo di una fragranza storica e magnifica che è lo Chalimar, e mi trovo d'accordo. Infatti sento anche un che di smoky, un che di fumoso che lo rende ancora più affascinante e avvolgente. Le note di questo profumo sono secondo me pura poesia, e infatti ve le elenco tutte. Sono osmanto e bergamotto, abbiamo la vaniglia bourbon tra le note di cuore, fiore di vaniglia, vaniglia di Tahiti, vaniglia bourbon anche nel fondo, assoluta di vaniglia, patchouli, benzoino, pralina, fava tonka, muschio bianco ed eliotropio. Vedete come la piramide olfattiva sia abbastanza complessa, strutturata, non è solo vaniglia, ma abbiamo anche tutta una serie di altre note, secondo me, magnifiche, che io amo alla follia, come l'eliotropio, ad esempio, la fava tonka, il patchouli. Sono tutte note interpretate alla maniera un po' Reminiscence. Se conoscete questo brand, questa maison, sicuramente capirete quello che voglio dire, nel senso che non sono delle note pulite, cioè nel senso sono anche abbastanza intense, sono speziate, e tutto questo è anche all'interno di questa meravigliosa vaniglia, che è una vaniglia legnosa, è una vaniglia anche leggermente speziata e straordinaria. Infatti appartiene al gruppo vanigliato ambrato, buonissima. Tra l'altro è una eau de toilette, ma ha una durata straordinaria sui vestiti, sui capelli, ma anche sulla pelle. Io lo sento per tantissime ore. È sicuramente una vaniglia per gli amanti delle vaniglie legnose, appunto. Buonissimo. Purtroppo so che forse non è più in produzione, infatti sto facendo scorta perché a me questo profumo non deve, non può mancare. Un'altra fragranza straordinaria che trovo perfetta per questo periodo è una fragranza di nicchia della Maison Morphe e si chiama A21 oppure A21, non saprei, ed è appunto Morphe Eau de Parfum Intense, una fragranza che ho scoperto grazie a Nina Sannino, che saluto tantissimo, la quale mi ha regalato un decant. Questa è una fragranza davvero, davvero avvolgente, confortante, morbida, è davvero una stola di cashmere. Appartiene al gruppo ambrato, vanigliato, legnoso, e le note che lo compongono sono osmanto, ribes nero, cetalox, vaniglia, ambroxan e muschio bianco. Allora, il cetalox, se non mi sbaglio, dovrebbe essere una sostanza di sintesi che vuole sostituire l'ambra grigia naturale, e quindi dovrebbe un po' essere un corrispondente, un equivalente dell'ambroxan. Quindi i sentori del cetalox sono muschiati, sono un po' animalici, molto sensuali, anche legnosi. L'apertura di questa fragranza è dolce, ma immediatamente percepiamo la profondità, la morbidezza, la tenerezza della fragranza.
Direi che il ribasinaro non lo sento più di tanto. Sì, sento qualcosa di dolce, ma non acido, ma sempre appunto molto rotondo e tenero. Questo profumo secondo me infonde davvero una sensazione di benessere, di calore, anche in giornate fredde appunto ed invernali. Davvero ottimo ed è una fragranza per gli amanti, secondo me, dei profumi legnosi, vanigliati e anche ambrati. Passiamo alla prossima fragranza. Di questa fragranza vi ho parlato tanto, infatti forse sarete anche stufi di sentirmene parlare, però è stata la rivelazione del mio autunno e tuttora ora lo adoro, ed è l'Hypnotic Poison Eau de Parfum. Stanca come molti di voi dell'eau de toilette, di sentire l'eau de toilette un po' ovunque, sia nella sua, diciamo, nella sua veste originale che nella sua veste poi di imitazione, tra virgolette, non mi ero mai posta la domanda, non mi ero, diciamo, mai avvicinata a lui, all'eau de parfum, pensando che fosse più o meno simile all'eau de toilette. In realtà non è così, è una fragranza a sé stante, con delle caratteristiche sue, con un carattere proprio suo proprio, ed è secondo me buonissimo, perfetto per l'inverno e per l'autunno. Allora, la fragranza ha delle note di mandorla amara e di liquirizia in testa, la liquirizia si fa sentire e anche la mandorla amara. Non è eccessivamente dolce, a mio parere, è sicuramente meno dolce alla versione attuale dell'eau de toilette. Sento subito un che di smoky, un che di fumoso, che me lo fa avvicinare anche alla vaniglia, alla vanille di Reminiscence, per certi aspetti, per questa sua caratteristica. Ha un cuore fiorito e una base morbida con vaniglia. Sicuramente la piramide olfattiva di questo profumo è più complessa di quello che sembra. Secondo me c'è anche della fava tonka e un che di legnoso che lo rendono un profumo oscuro, affascinante, più maturo rispetto all'eau de toilette e anche più originale, visto che ormai direi che l'eau de toilette, tra imitazioni e il profumo stesso, si sente moltissimo in giro. Durata e proiezione eccellenti, e quindi questo veramente lo adoro, ed è Hypnotic Poison Eau de Parfum. Per gli amanti della vaniglia, che ricorda un po' i sentori dolci e deliziosi delle bancarelle che vendono appunto dolciumi, caramelle o torrone, è la vaniglia di Mazzolari. Voglio parlarvi di questa fragranza anche perché io ho sempre parlato della vaniglia di Saint Barth, la quale in realtà è abbastanza difficile da reperire attualmente, e quindi ci tenevo a parlarvi di una validissima alternativa alla vaniglia di Saint Barth, che è la Mazzolari, della Maison appunto Mazzolari di Milano, che tra l'altro secondo me somiglia moltissimo alla vaniglia di Saint Barth come genere, come interpretazione di vaniglia. Anche le note olfattive secondo me sono simili, sono praticamente identiche, infatti abbiamo la vaniglia, il caramello e l'orchidea. La presenza del caramello fa sì che la vaniglia, questa vaniglia, come anche quella di Saint Barth, ci abbia un sentore di zucchero sbruciacchiato al suo interno, però non eccessivamente, non è stucchevole, è dolce, avvolgente, davvero ricorda anche lo zucchero filato, tutti quei sentori che ecco ritroviamo all'interno di questi negozi che vendono dolci o caramelle. Il pack di questa vaniglia è secondo me eccezionale, so che appunto viene anche venduta con una custodia davvero bellissima. Io ho conosciuto questa fragranza grazie alla pagina Instagram di Carolina Carolina, che è un'amante, un'esperta di fragranze. Vi invito a appunto andare a vedere la sua pagina, fa delle storie un po' come se fossero video di YouTube, è davvero molto competente. E poi l'ho anche potuta provare grazie a un decant che mi ha fatto Cristiana, la mia amica Cristiana, che è ormai la mia madrina, diciamo, nell'ambito dei profumi. Inizialmente ero un po' scettica perché avevo la sensazione di non sentire questo profumo, in realtà poi ho notato che mi è durata praticamente tutto il giorno, quindi è una fragranza intima ma molto persistente. Tuttavia, onestamente, tra le due continuo a preferire la vaniglia di Saint Barth, ma la Mazzolari secondo me è una validissima alternativa. Un altro profumo straordinario della Maison Reminiscence, che non mi può assolutamente mancare per l'inverno, è Heliotrope. Heliotrope si presenta con questa veste, con questo pack davvero meraviglioso,
con questi colori pastello. Lui appartiene ad una serie che si chiamano Les Notes Gourmandes, appunto di Reminiscence, e questo nome così, così giocoso, delizioso, aveva ancora più senso quando i profumi avevano i nomi delle note effettivamente, ed erano quattro se non mi sbaglio. Adesso sono soltanto tre fragranze, abbiamo Heliotrope, Dragé e Guimauve. Io vi voglio parlare in questo caso di Heliotrope, che è una fragranza che mi ha colpito tantissimo, che mi piace molto e che penso non mi dovrà mai mancare, non dovrà mai mancare nel mio guardaroba di profumi. È un profumo vanigliato, mandorlato, dolce ma anche legnose, e mi sento di dire subito che è un gourmand sicuramente, ma non è un gourmand diciamo stucchevole, banale o scontato. È un gourmand secondo me molto molto interessante, alla maniera insomma Reminiscence. Le note sono fico, mandorla, eliotropio, legno di cedro, vaniglia, benzoino, muschio, sandalo, patchouli, fava tonka. Quindi vediamo che diciamo insieme a queste fragranze un po' fanciullesche, scanzonate e soavi come quella del fico, dell'eliotropio o della vaniglia, abbiamo anche delle note speziate, abbiamo ad esempio appunto il patchouli, il sandalo, la fava tonka, il benzoino. Sono tutte delle note che si sentono all'interno di questo profumo, magari non nitidamente perché davvero le note all'interno di questa fragranza sono miscelate tra di loro in maniera sapiente, perfetta. Però secondo me sono quelle note che danno carattere, che danno quel colore in più, no, alla fragranza, che non è solo una fragranza fanciullesca e così scanzonata, ma è un profumo secondo me con la P maiuscola. Le note che io sento di più, sento preponderanti all'interno della fragranza, sono quelle chiaramente mandorlate dell'eliotropio, ma non sono stucchevoli, non le sento minimamente vicine a quelle ad esempio di un confetto, ma è più una vaniglia con un sentore mandorlato, secondo me delizioso, davvero bellissimo. E un'altra nota che io sento e che me lo fa amare letteralmente è quello del latte di fico, che è davvero leggera, ma secondo me lo rende davvero un nettare delizioso. Questa fragranza mi ha fatto innamorare sia proprio per, proprio per la sua bontà, ma anche per il fatto che praticamente una volta spruzzata addosso sui vestiti o sui capelli non va più via. Cioè il mio cappotto è pregno di questa fragranza, e nonostante poi io indossi altri profumi, quella che comunque continua a sentirsi è proprio lui, è Heliotrope. Io vi invito a sentirlo, ovviamente tenete conto che è una fragranza, non è puramente gourmand, non è dolce, non ricorda proprio i dolci edibili, secondo me però non è stucchevole ed è una fragranza davvero bellissima. Piccolo consiglio su Heliotrope. È quello di spruzzarlo e di sentirlo non subito, ma lasciate passare 4 minuti, 5 minuti e poi vedrete come amerete questa fragranza. L'esordio è un po' particolare, anche un po' alcolico, però davvero dura pochissimo per poi davvero dischiudere e subito lasciare spazio a questa fragranza buonissima. Io lo amo. Ed era Heliotrope di Reminiscence. Un'altra fragranza di cui voglio parlare e che davvero sto amando è lei. Ed è Passion Latine di ED Parfum. Vi metterò il link, comunque farò un elenco dei profumi che ho citato durante il video giù nella descrizione. Ed è una fragranza deliziosa, si apre con delle note agrumate di mandarino se non sbaglio, comunque di agrumi dolci ma non eccessivamente, che danno una sferzata di allegria, di gioia, di energia, e poi abbiamo delle note al suo interno deliziose di cacao, caffè, vaniglia. Secondo me questo è un profumo che ricorda molto il cappuccino, cioè secondo me è un profumo che è davvero piacerà indubbiamente a chi ama il cappuccino. Io sono una dipendente dal cappuccino, proprio una dipendenza, e mi piace moltissimo per questo. Il sentore di cacao e di caffè si sentono soprattutto all'inizio insieme alle note di testa agrumate, ma successivamente la fragranza si assesta su un fondo vanigliato molto molto buono, delizioso davvero. Una fragranza che peraltro si trova sul sito ufficiale a un costo abbastanza alto, ma che io, se devo essere onesta, l'ho trovata davvero a un prezzo stracciato su Vinted. Ogni tanto si riescono a trovare appunto delle chicche a prezzi bassi, contenuti come lui. Questa fragranza, appunto dando un'occhiata su Fragrantica, pare sia simile a un profumo di Hugo Boss,
Private Scent, se non sbaglio, con una fragranza che anche lì trovavamo note di cacao, di caffè. Io onestamente non conosco la fragranza di Hugo Boss, però mi fido abbastanza di Fragrantica e quindi vi dico subito che a chi piace quel profumo lì sicuramente piacerà lui, Passion Latin, che io sto amando ed è quello che insieme al Mongarlan e alla vaniglia utilizzo ormai praticamente ogni giorno per andare al lavoro. Buonissimo, buonissimo davvero. E terminiamo questo video con una fragranza che ahimè non si trova più in commercio, perché appunto è stato sostituito, e sto parlando di Miss Dior, appunto di Dior, però la versione del 2012. Non so se lo sapete, ma periodicamente il Miss Dior viene riformulato, ma di fatto viene sostituito, perché per esempio questa fragranza è totalmente diversa da quella che c'è attualmente in commercio e, se non erro, anche rispetto a quella del 2017. Questa è una fragranza di carattere, perfetta per l'inverno, avvolgente e deliziosa. Adesso vi spiego anche il perché. È una fragranza agrumata, dove le note sono tutte in qualche modo orchestrate intorno a quella principale, che è quella del patchouli, ma è un patchouli diciamo impreziosito e decorato da note fiorite straordinarie. Quindi le note fiorite, come ad esempio quella della rosa e del gelsomino, fungono da ornamento intorno al patchouli, che è molto, molto spinto, si sente, come anche la nota agrumata. Il profumo inizia con una sferzata molto energizzante ed energica di agrumi, in particolar modo di mandarino italiano, e poi, come vi dicevo, abbiamo un cuore con rosa e gelsomino e poi una base con patchouli e sandalo. No, scusate, è muschio, non sandalo. Però appunto, come vi dicevo, fin da subito, fin dal primo spruzzo si percepisce sia l'energia dolce e così proprio energizzante del mandarino, anche fresco, del mandarino italiano, però subito si sente tutta la profondità della fragranza che poi, come vi dicevo, si stabilizza su un profumo al patchouli con appunto note fiorite. È un profumo secondo me davvero bello e che ha la capacità di secondo me proprio di rendere gioiose le giornate. C'è un profumo secondo me che porta il buon umore e che riesce a farlo nonostante magari fuori piova e ci siano 0 gradi. È un profumo che almeno a me personalmente fa proprio questo effetto di benessere e riscalda, porta allegria. Si dice che sia simile o comunque ricordi il Coco Mademoiselle di Chanel. Però vi dico, io personalmente non sento questa somiglianza così, così evidente, ma se c'è una fragranza che di più mi fa pensare a lui, forse è la Vie Belle in qualche modo. Un via di mezzo tra la Vie Belle e il Coco Mademoiselle, però a me il Coco Mademoiselle non è mai piaciuto a causa dell'apertura troppo agrumata e non lo so, non mi ha mai convinto l'apertura del Coco Mademoiselle. Mentre lui è fin subito, secondo me, buonissimo. Ve ne parlo sia perché secondo me è giusto anche parlare di fragranze ottime nonostante siano discontinuate, e poi perché magari potrebbe capitarvi l'occasione di trovarlo in profumeria, come è capitato a me di fatto di trovarlo di recente, davvero pochi mesi fa. La durata è davvero ottima e quindi appunto vi consiglio, se magari lo trovate da qualche parte, di sentirlo. Una fragranza bellissima per l'inverno e non soltanto. Miss Dior Eau de Parfum 2012. Siamo arrivati alla fine di questo video, spero tanto che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, e ci vediamo alla prossima review, al prossimo video. Ciao!